Salve, amiche ed amici, qui un altro appuntamento con le opinioni del vostro Sant'Enchan. È stata una settimana intensa, se così si può dire. Abbiamo assistito alle tante minacce dell'Unione Europea mai concretatesi dinanzi alle ingerenze della Russia in Crimea, all'impotenza dell'Ucraina o Ucrania e all'impotenza degli Stati Uniti, che già questa vicenda, come altre, mettono in dubbio il loro ruolo di superpotenza, addirittura di unica potenza mondiale. Realmente stiamo assistendo a un tragico balletto in cui le vittime risulteranno gli abitanti di Crimea, perché nessuno alla fine oserà fare nulla o riuscirà a fare qualcosa. Io prevedo che lasceranno per inerzia tanto gli Stati europei come gli Stati Uniti e come la propria Russia e come l'Ucraina, per inerzia lasceranno precipitare le cose fino a che sarà inevitabile il contrasto, il conflitto, la guerra. E allora a quel punto interverranno tutti, tutti per trarre dei vantaggi geopolitici e per tirare l'acqua al loro mulino. È molto triste, ma può iniziare la terza guerra mondiale, perché è così, con questo tira-molla dei pacieri, come li chiamava Benito Mussolini, che è iniziata la seconda guerra mondiale, ed è anche così che si è precipitati nel clamoroso caos della prima guerra mondiale, proprio per il laissez faire, il lasciare fare. Che altro si può dire? Sono molto preoccupato perché si potrà bloccare il traffico nel Mediterraneo, potrà intervenire in questo gioco geopolitico l'India, il Pakistan, la Cina, il Pakistan, e poi che se l'Iran blocca il Golfo di Hormuz mancherà a livello mondiale l'80% del grezzo, quindi in Italia scarseggeranno gli idrocarburi, non si circolerà più neanche a targhe alterne. Mancheranno adesso in inverno il gas e i combustibili per il riscaldamento, per l'elettricità, mancheranno il combustibile e l'energia per il trasporto su ruote delle merci e degli aerei anche, e quindi scarseggerà e mancherà il cibo nei supermercati, mancheranno i trasporti, i mezzi pubblici e anche l'energia per le automobili. Scarseggeranno i prodotti, aumenterà l'inflazione come negli anni 70 e poi magari saremo anche involucrati in Italia da tanti attentati e ritorsioni e forse anche involucrati in un teatro di guerra destinato ad estendersi globalmente, nel territorio combattuto con le armi e nei mercati combattuto con gli embarghi. E non so tutto questo a chi potrà giovare. Più che un nuovo ordine mondiale, mi sembra un nuovo disordine mondiale. Niente, volevo fare questa breve nota perché nella settimana mi sono successe tante cose e non ho avuto il tempo di registrare nulla. E spero che tutto questo non succeda mai e che si risolva la situazione in Crimea, che stiano soltanto negoziando posizioni di potere, ma che non scendano mai alle armi o a conflitti economici. Però dubito che se nessuno fa nulla per evitarlo, ci sia qualcuno interessato a fare qualcosa per migliorare la situazione. Tutti trattano di far peggiorare la situazione dell'altro. I nordamericani trattano di far peggiorare la situazione dei russi. Gli europei e dei nordamericani e dei russi, e
i russi, di tutti gli altri, i cinesi ci si mettono in mezzo. E poi c'è anche il terzo mondo, il mondo latinoamericano ed africano, per esempio, e asiatico in generale, che si mette a sfruttare questi conflitti e le intermediazioni dell'Unione Europea e degli Stati Uniti per dire: se voi trattate i conflitti in questo modo, trattate anche i nostri conflitti che noi abbiamo con voi, con il primo mondo. Quindi nessuno vuole migliorare le situazioni, ma vuole migliorare la propria situazione attraverso questo conflitto, magari situazioni che non hanno nulla a che fare con il conflitto. Beh, poi se qualcuno mi vuole dire che significa un video tag o un tag video, come si fa, gli sarei grato. Comunque vi saluto a tutti e grazie per seguirmi. Questa è stata una mia nuova opinione ed esternazione sul possibile conflitto in Crimea e sulle sue inevitabili conseguenze e sul fatto che ancora non si negozi veramente per la pace. Beh, speriamo. Ciao.